Fabio Orso, benvenuto. Mi sei collegato da New York? Sì. Volete che vi faccio vedere la strada? Sì, sì. Eccola, vedi? Sono dentro uno Starbucks al momento. Invece noi domani qui ti vediamo sui Leoni di Sicilia, Sì. dove interpreti Luigi De Pace. Luigi De Pace, insomma, non voglio spoilerare troppo, però chiederò la mano di Angela Florio, che è la figlia di Vincenzo Florio, il protagonista della serie, interpretato da Michele Riondino, mentre Clara Tramontano è la mia, speriamo, futura sposa, ecco. Ti devo chiedere di avvicinare un po' più il Sì, microfono così ti sentiamo. eccomi. Ok. Eccolo qua. Ho letto che hai molto insistito per avere questo ruolo. Sì. Come mai? Prima di tutto perché la scrittrice Stefania Auci è della mia città e quindi diciamo, è stata una cosa creata da una trapanese, e in più perché i Florio hanno rappresentato tanto, secondo me, un'idea di Sicilia che è ancora possibile, anzi, che soprattutto in questo momento storico è più possibile che in altri. Infatti, soprattutto la nostra zona sta un po' rinascendo in vari modi. E quindi, sia per l'esempio di Sicilia, sia per il fatto che Trapani è molto coinvolta, sia nella storia che appunto per chi l'ha scritta. Quindi, appena ho saputo che ci sarebbe stata una serie sui Florio, sul libro che fra l'altro ho letto, che è un bellissimo libro, dubito che ci siano molte persone che ancora non l'abbiano letto. Però lo consiglio a tutti. E quindi per tutti questi motivi ho sentito la mia gente quando ho saputo che avrebbero girato questa serie, e cioè, le ho chiesto molte volte, volevo assolutamente partecipare a questa cosa. Ormai sei un attore consumato. Ho visto che insomma Assolutamente. Cosa ti riserva il futuro per noi che ci vogliamo Allora, sugli schermi? dovrebbe stanno, diciamo, è ancora in fase di post-produzione un film che ho girato qualche mese fa. Si chiama Cuori di Sale, Rosa Sei Russo. poi. Sì, scusami. Ok. Cuori di Sale di Rosa Russo, che è una produzione, è un film indipendente, quindi non c'è al momento una grande major alle spalle, però è una produzione italo-britannica, i cui temi sono, secondo me, molto, molto rilevanti. Soprattutto parla fondamentalmente di razzismo, di mascolinità tossica, è ambientato a Mazara del Vallo. È un film che dovrebbe uscire, penso, l'anno prossimo, non so ancora bene a quale festival sarà presentato. E che altro? Al momento, appunto, mi trovo qua in America perché sto seguendo, insomma, sto facendo Perché? Non diciamo, ti abbiamo sentito. dei corsi di aggiornamento, insomma, Ecco. non si smette mai di studiare. Quindi al momento sono qua, poi tornerò in Italia e vedrò un po' i prossimi passi, Quando quali saranno, tornerai da quando queste torno. parti, hai un legame molto forte, quindi con Trapani, la provincia, Sì, scegli comunque di essere assolutamente attore sì. per la tua terra Sì. e comunque dei film per qui. Quindi com'è il tuo rapporto? Quando Il mio tornerai rapporto da con... qui. Io penso di avere un rapporto di fortissimo amore, ma anche io critico molto il posto da dove vengo, come penso gran parte dei miei coetanei, però ne sono al contempo molto, molto, molto innamorato. Quest'estate ho avuto la fortuna di passarla a Trapani, e sia i luoghi che anche, diciamo, il nostro essere, con tutti i pro e i contro, ovviamente, sono qualcosa che apprezzo moltissimo. E, per esempio, guarda, ti racconto questa cosa velocissima. L'anno scorso, no, scusami, quest'estate ho avuto un momento, ero in barca con dei miei amici stranieri, e eravamo al tramonto tra San Vito e
Montecofano, e ho avuto questo momento di contemplazione nella quale mi sono detto: caspita, 10 anni fa, quando andavo a scuola, ancora non avrei mai pensato che casa mia sarebbe diventata così attrattiva per queste persone che vengono da America, Regno Unito, Sud America. Invece adesso sono qua, non devo andare da nessun'altra parte, sono qua, ho la possibilità di incontrare queste persone a casa mia. E mentre, sai, c'è sempre quell'idea che uno deve andarsene via, che secondo me è molto utile, è fondamentale andare a vedere il mondo, però è bello anche che tante persone tornino e tante persone che credano che si possono, le cose che si fanno fuori si possano fare anche da noi, come è successo del resto con i film ultimamente. Io il mio primo film l'ho fatto sulla spiaggia di Castelluzzo, che è dove è nata mia mamma, ed era una produzione Netflix, quindi è possibile, diciamo che è possibile valorizzare il posto dalla quale veniamo. C'è ancora ci sono ancora tantissime potenzialità che possono essere sfruttate. Quindi tu sei l'esempio non di un cervello in fuga, ma di una persona che porta il mondo a Trapani. Ci provo. Diciamo che no, l'idea del fuggire a me non piace. A me piace l'idea del partire per la curiosità di vedere. Cioè, io non sono, per fortuna, non ho mai dovuto scappare da nulla. Io sono una persona molto fortunata. Non sono mai andato via perché non potevo fare qualcosa dove ero già. Io vado via perché mi piace arricchirmi, ma credo e sia fondamentale che tutti noi che andiamo fuori per arricchirci, che sia bello a un certo punto portare tutto a casa. E anche perché l'esempio dei Flori è quello. Loro hanno fatto tutto qui in Sicilia. Tra l'altro non c'era l'Europa, l'Italia ancora non era unita, e sono stati capaci di fare qualcosa di molto importante per il posto dalla quale veniamo. E loro, grazie, tra l'altro erano stranieri, non erano di Bagnacavallo. grazie a voi. E che ore sono lì per ora? Sono le 9:20. Le 9:20, allora buona serata. Grazie. Va bene, arrivederci.